Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è un video un po' particolare perché vi spiegherò la mia più grande figura di merda, ok? La mia più grande figura di merda è un po' difficile da spiegare. Comunque, ero al mare, ero così a fare le magie e c'era questo mio amico, tre miei amici se non sbaglio, che si era tre, sì, si era in tre, e è andato dall'ombrello dei suoi genitori a fare un po' di giochi e devo fare questo gioco, in pratica la carta scelta, ok? Così, ok? Così lascerà più o meno in mezzo. Devo fare lo spring e prendere la carta al volo. Solo che cosa è successo? Io ho fatto prendere la carta, okay, 7 di picche, ho detto guarda, così, 7 di picche, si lascia più o meno in mezzo. Ho detto vabbè, si mescola. E poi ho detto questo, guarda, tieni le carte e mescola te. Ho impalmato la carta, perché okay, ora non so se queste qua si dà, gli ho dato le carte. In modo da fare questo, mentre lui mescolava, andavo dietro a schiena e facevo questo. E facevo questo. Perché? Perché dopo quando lanciavo la carta, quando prendevo le carte, facevo lo spring, e la prendevo. In pratica è questo, così. Così. Scuoti, poi riprendi, a me non mi riesce, comunque una cosa del genere. Impalmavo la carta così, prendevo, facevo lo spring in aria, ok, pack. Ora ovviamente ero di lato, quindi spring in aria, poi facevo così, pack, prendevo la carta. Però che è successo? Ero appunto al mare e c'era un po' di vento. Ho fatto una figura di merda. Ero appunto, cioè vicino, ero proprio in spiaggia, spiaggia piena, proprio avanti dove c'era un po' più l'acqua. Avevo lì un bicycle se non sbaglio. Comunque dico vabbè, pescata la carta, mescolo con mazzo, mescolo, faccio questo, faccio boom, impalmo tutto bene, faccio lo spring. Mentre faccio lo spring viene una ventata di vento, queste qua mi partono tutte, mi vanno tutte in acqua e la carta che ero qua, perché la stavo tenendo un po' scialla così perché stavo guardando le carte, che ero qua, boom, mi vola e mi va in acqua, tutte le carte in acqua. Ho detto cazzo. Però ho avuto culo perché avevo visto la carta. Quindi ho fatto finta di farlo apposta. Ho detto, hai visto? Sono andate tutte in acqua. Però dopo un po', perché mi ero cagato addosso, sono andate tutte in acqua. Ho detto, tocca il mio cuore. Mi sono agitato, senti che il mio battito cardiaco sta aumentando, perché appunto mi sono cascate l'acqua nelle carte, quindi mi sono un po' preoccupato. Però ho detto, il mio cuore sta aumentando di battito, quindi la tua carta è una carta di cuori. Gli ho detto così, gli ho detto, sento anche il tuo sta aumentando di battito. E tipo lui mi guarda strano e gli fa, guarda, a suo figlio gli dico, guarda, dimmi un numero da 1 a 10, ok? Lui dice, a caso, dico 7. In 7 secondi devo sentire quanti battiti fa il tuo cuore. Il cuore del padre conta quanto avanti fa? Sì, 10 o 7, non mi ricordo. Il 10 di cuori. E tipo lui fa, cosa? E poi è successo un miracolo, è successo. C'era un sasso, ok? E la carta scelta si era bloccata sul sasso. Cioè perché si era bagnata, quindi e si era tipo appoggiata sul sasso, un sasso grande. Che era, perché erano ancora viva le carte, cioè c'era poca acqua. Tutte le carte stavano andando via, faccio 10 di cuori, pac. Io avevo visto dove era andata, faccio boom, 10 di cuori. E quella è stata una figata. Ho buttato un bicycle, però è stata una figata, ragazzi. Non so come, non è come ho fatto a riprendermi, perché io mi veniva da scappare. Ho detto, guarda, finito il video, basta. Cioè, finito il gioco, basta. Invece ho avuto un culo, ragazzi, indescrivibile. L'avevo una fortuna indescrivibile. Quindi questa è la mia più grande figura di merda che però ho ripreso. Cioè, all'inizio era una figura di merda e poi dopo sono riuscito ad andare avanti col gioco e l'ho finito e ho avuto culo. Non fa anche una figata, quindi... perfetto, andiamo bene. Comunque viene abbastanza bene, venivo, spero sì che si è visto. Se volete il tutorial di questo, ora con questo mi venga, non so perché mi viene male, perché non lo so, io anche dai mazzi per me dipende. Comunque se volete il tutorial scrivetemelo in descrizione, scrivetemelo nei commenti. Ragazzi, spero vi sia piaciuto il video. Questa è la mia più grande figura di merda che poi sono riuscito, come dire, mi sono parato, ok? Mi sono parato il culo veramente tanto, perché se non mi veniva quella presentazione, che poi dopo
Oh, è venuta anche carina, me la sono inventata là, seriamente, quindi è andata bene. E se lasciamo 30 like, no, se lasciate 30 like, vi metto il fuck in cui vi dico cosa ho sbagliato in TV. Quindi niente, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanella e mettere like. In descrizione vi lascio il mio profilo Instagram e vi lascio anche il sito Tutto Magia dove potete acquistare queste carte. Ce le avevo così ora perché le stavo usando, comunque Tutto Magia a troppe carte, quindi se volete acquistare carte, effetti, libri, monete, andate a Tutto Magia. Commentate con il prossimo video che vorreste vedere e niente, spero vi sia piaciuto. Ciao!